Guido Crosetto, De Masi dice una cosa molto corretta che tra l'altro trova riscontro anche nei dati. Se mi fate vedere il cartello di pagina 20, vediamo come la richiesta, diciamo, i beneficiari del reddito di cittadinanza sono aumentati in maniera molto considerevole, lo vedete qui, a partire dal mese di aprile, cioè all'inizio della pandemia. Capiamo e conosciamo tutte le perplessità del mondo delle imprese rispetto a questo strumento giudicato assistenziale, ma proviamo a immaginare se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza, che impatto, ancora più devastante avrebbe avuto la, pandemia su quella fascia di popolazione povera in difficoltà. Difatti, basta guardarsi le cose che erano state dette dalle persone che erano contro il reddito di cittadinanza all'inizio. Io capisco che De Masi lo difenda, perché c'è un detto napoletano: ogni scarafone è bello mamma sua. Essendo lui un po' il padre del reddito di cittadinanza, giustamente lo difende. Ma al di là delle battute, quando si discusse in Parlamento, le persone dissero: dovete separare un intervento che serve ad intervenire sulla povertà da un intervento che serve per accompagnare o trovare un lavoro per le persone. E difatti la debolezza dove è stata? È stata lì. Io mi ricordo che c'era gente che diceva che in 12 mesi i centri per l'impiego italiani si sarebbero trasformati e sarebbero diventati più efficienti di quelli tedeschi. E qualcuno cercava di spiegare: guardate che è impossibile, perché non potete formare le persone che ci sono dentro, informatizzarle, costruire dei sistemi di dialogo, incrociando domande e offerta, che adesso non esistono. Ed infatti è stato così. Quindi è servito a combattere una povertà che nell'ultimo anno il Covid ha aumentato. E nessuno su questo può dire niente. Bastava anche lo strumento precedente, un po' potenziato, per intervenire in questo modo. Non è servito per la parte di accompagnamento al lavoro, per la parte di formazione, per la parte di miglioramento dei centri all'impiego, per un'organizzazione diversa che incrociasse domanda e Certo. offerta di lavoro e in qualche modo consentisse alle persone di trovare lavoro. Ciò detto, poi ha messo in evidenza, sono chiaramente gli aspetti più deleteri e magari mi auguro siano circoscritti, per qualcuno è stato uno strumento invece da aggiungere al lavoro in nero o da sommare alla Chiaro. possibilità di lavorare in nero. Per cui anche qua strumenti di controllo adeguati non sono emersi, perché abbiamo visto troppe distonie, così come sul lavoro dei navigator. De Masi dice che hanno trovato 200.000 posti di lavoro e sono contento. Io ho letto e ho parlato con navigator che mi hanno detto che negli ultimi 7-8 mesi sono rimasti a casa senza alzare un telefono. Allora, Giorgio, Saranno anche questi casi isolati.